Slash Shop, come avrete ben capito, partono i nostri brevissimi consigli per gli acquisti. Io sono Katakata ed oggi parliamo di prodotti diversi per tipologia e utilizzo. Sono piccole cose o accessori che ci aiuteranno in questo momento per una navigazione o dialogo fluido online o per semplici dirette. Il tutto sarà decisamente orientato su una visione di insieme mirata a migliorare la qualità degli step appena citati. Ma li sveliamo in pochissimi minuti dopo la sigla. Apriamo la prima parentesi sulle tre scelte di oggi con la 4G LTE, una chiavetta plug and play senza troppi problemi di configurazione e compatibilità, che in questo momento di espansione dati, dove un po' tutti stiamo soffrendo di linee veloci o simili, dove le stesse compagnie ci offrono a pacchetto schede con traffico dati, questo prodotto potrebbe tornare utile e indispensabile. Si parla di una chiavetta che sfrutta la rete GSM come Wi-Fi modem, parlando di una rete 4G a 150 MB, dove possiamo gestire un video Full HD a 1080 come risoluzione video o di diretta massima, facendo sempre un accorgimento sostanziale fra upload e download, perché già sui 2K o risoluzioni superiori il prodotto tende ad avere un rallentamento con un segnale difficile da gestire. Parliamo di un buon trasferimento dati, sicuramente abbastanza veloce per questo accessorio 4G in commercio, che attende una risposta più efficace nel 5G, dove in commercio ancora c'è poco e nulla di veramente piccolo ed economico, e dove in Italia, ancora con tutti i nostri gestori, si affronta il problema in modo efficace un po' più in là. Difficile ottenere una trasmissione fluida a tali risoluzioni come 2K o 4K, ma dove si rivela sufficiente con capacità e stabilità il nostro accessorio o prodotto selezionato 4G LTE. La nostra attenzione si sposta sul secondo prodotto, rivolto ad ottenere una risposta audio ad alto gradimento. Per questa esigenza vi sottoponiamo il Neewer NW81, un microfono a fucile o, per menzionare tecnicismi, un classico shotgun a condensatore. Decisamente economico e poco paragonabile ai concorrenti di alta fascia come Rode NTG2 e Sennheiser MKE 600, dal prezzo almeno 10 volte superiore, lo riteniamo un prodotto da scoprire e interessante allo stesso tempo facile nell'impiego. È inutile dirlo, già sappiamo da subito qual è la vostra domanda che vi state ponendo. È veramente così economico e allo stesso tempo tanto affidabile? Dura la lotta su questo tipo di espressione, perché ci basiamo su concorrenti citati di marche blasonate, con una posizione confermata da anni nella tipologia specifica di microfoni shotgun e di fascia decisamente alta, dove a totale favore del Neewer NW81 gioca tutto un prezzo competitivo che lo mette in luce al centro tra i vari microfoni che un amatore o videomaker deve avere nella sua tipologia di vari microfoni da esibire ad ogni occasione, sia per l'esterno e per un eventuale studio, dove tutto deve essere valorizzato con un'ottima resa finale. E allora perché privarsene, magari pensando a qualcosa di più importante in un prossimo futuro, dove anche l'orecchio sarà più affinato nella parte audio. All'interno della confezione o astuccio troviamo una dotazione veramente ricca, dove troveremo un microfono a fucile con alloggio batteria per un'autoalimentazione a pulsante con on-off, due posizioni semplice o aperto per un gain più alto sul profilo ambiente, un supporto per fotocamera reflex o simile da applicare sulla slitta flash, e a seguire un altro supporto per un'asta microfono professionale. Due cavi con entrata Canon femmina per l'alloggio diretto al Neewer NW81, con connettore maschio jack da 3,5 adatto anche per cellulare, e un altro cavo con attacco superiore da 5. Una spugna sigaretta antipop ne completa una dotazione regale e degna di pronto uso, totalmente compatibile. Per finire i nostri acquisti consigliati, affianchiamo questo straordinario accessorio della comica, il Link Flex AD2, con una sola porta di entrata, microfono per mantenere un prezzo veramente eccezionale, considerando le potenzialità che ci offre direttamente sul campo. Si riallaccia perfettamente al prodotto che abbiamo appena descritto, ma con una pienissima compatibilità su tutti i mezzi legati ad una registrazione audio e video interna ed esterna. Il prodotto è un plug and play che non prevede settaggi particolari, rimanendo intuitivo e diretto, a fianco PC, strumenti, videocamere, smartphone o tablet, tenendo una amplificazione microfono degna di una scheda audio veramente di qualità, legata sia ai microfoni XRL da 6,3 mm non amplificati,
certificati ai più avanzati e migliori Phantom Power da 48 volts, offrendo tutta un'opportunità di un buon controllo sui volumi tramite un gain diretto e regolabile manualmente. Anche per questa volta siamo arrivati alle conclusioni di questo appuntamento, quindi come sempre vi rimando ai link in descrizione per gli acquisti legati ai contenuti di questo incontro, invitandovi all'iscrizione sul canale e all'attivazione della campanella per gli avvisi sui nuovi contenuti. Da Katakata è tutto, al prossimo video su Slashshop. www.slashshop.it Affiliate Store.